Beh, è assolutamente trasparente tutto questo, fare in modo che la società civile entri nell'istituzione Camera, elabori su un tema specifico delle idee, delle proposte, ci siano delle conclusioni e quelle conclusioni vengano messe a disposizione dei parlamentari come input. A me sembra un esercizio meraviglioso di trasparenza ed è un tentativo anche di colmare quel vuoto che si è creato tra appunto i cittadini e le istituzioni, perché questa sempre di più deve diventare la casa della buona politica e per fare questo deve riuscire a far entrare i cittadini dentro e questa deve diventare appunto la casa di tutti. Faremo anche un Montecitorio a porte aperte con delle iniziative specifiche, quindi i cittadini potranno entrare non solo a visitare il palazzo ma anche a partecipare o a delle mostre o faremo vedere dei film o faremo dei dibattiti. Quindi la prima domenica del mese non sarà più la semplice visita del palazzo, ma sarà un modo per stare insieme e per riflettere. È prevista anche